Buonasera, ben ritrovati con Azzurra Sport in questo appuntamento spazio a basket, canottaggio, volley e calcio. In apertura le parole di Alessandro Magro, coach della Pafoni, dopo la vittoria della Fulgor al Palestra di Siena in una partita particolare proprio per Magro che tornava laddove era cresciuto, laddove ha trascorso 8 anni della sua carriera da allenatore vincendo tutto quello che c'era da vincere. Grazie perché per me questa partita ha avuto dei connotati particolari, sapevo che sarebbe stato così e non sapevo cosa aspettarmi, ma è arrivato il tributo che penso tutti cerchino, si aspettino. Siamo pagati per dare spettacolo e per regalare emozione e questa volta dopo 8 anni l'emozione è tornata tutta indietro. Spero meritata, quindi non è una finta, ma faccio veramente fatica a non piangere, perché questa è ancora casa mia, la considero casa mia. Per quanto riguarda la partita, abbiamo avuto degli alti e dei bassi importanti, è ovvio che Siena veniva da 6 partite consecutive vinte, fa della difesa il suo marchio di fabbrica, senza Roberts ovviamente era in difficoltà. Noi avevamo bisogno assoluto di punti, quindi poi alla fine non è che i punti non ce li danno perché Roberts non c'era, dovevamo vincere e abbiamo provato in tutti i modi a farlo, secondo me giocando una partita con molti errori, ma negli errori con grande rispetto di quello che era il nostro piano partita. Secondo me il passo di maturità che non abbiamo avuto nelle 7 partite, ripeto 7 partite, che abbiamo perso da 1 a 5 punti, è stato proprio nella gestione del finale, dove per assurdo i canestri più costruiti e più cercati sono stati quelli che hanno rimandato sempre indietro Siena. Credo che questa sia una partita, senza fare il filosofo, ma come ho detto ai miei giocatori, che rappresenta molto il viaggio che stiamo facendo. Non so se vi siete accorti che a un certo punto un giocatore americano mi ha chiesto il cambio e non perché era stanco. Non voleva rientrare e questo giocatore è Tyler Smith, che alla fine ha fatto i 4 canestri per vincere. Hanno giocato Galmarini e Vildera dopo un inizio di Iannuzzi un po' soft, dove Di Liegro ha banchettato. È una squadra che ha una chimica ancora da ridisegnare dopo l'arrivo di Galloway. È una squadra che tende ad avere dei tratti di psicosi. Però quando si creano e si fanno delle prestazioni di questo tipo, dove vieni a Siena con la difesa di Siena, segni 91 punti, credo di non dire una stupidaggine, ma nel quarto periodo abbiamo veramente gestito la partita in un modo più che disciplinato. Quello che ho detto ai miei giocatori nello spogliatoio è solo grazie. Grazie a voi. Si è aperta la 3 giorni dedicata all'Italian Sculling Challenge questa mattina. Prima manifestazione, la prova di remo ergometro che si è svolta alle scuole di Ameno. Il servizio di Vincenzo Amato. 14 squadre in rappresentanza delle scuole del Cusio, di provincia di Novara e del Verbano Cusio-Ossola per l'11ª edizione del meeting di remo ergometro in ricordo di Laura Bianchi. Una bella manifestazione, grazie a Dio anche una bella giornata di sole qui ad Ameno, ma soprattutto tanto tifo e tanto divertimento. Una manifestazione importante e apprezzata da tutti in modo particolare perché ha visto gli alunni delle scuole medie con ragazzi diversamente abili e con grandi campioni sfidarsi al remo ergometro. Sai che da anni noi puntiamo all'aggregazione, cosa? Questa è una di quelle manifestazioni che stimolano molto i nostri ragazzi e non solo, ma anche i ragazzi giovani che cominciano a capire un po' di più come dire, l'aggregazione, di poter rispettare loro come se fossero dei ragazzi che non hanno nessun altro problema. Ecco, cioè, ecco, questo è molto importante. Questo, noi siamo la 10ª edizione, mi sembra che facciamo, e tutti gli anni ne siamo contenti di poter partecipare in questa manifestazione. Ha vinto la squadra di Cozzano,
Ma devo dire che il successo però è stato di tutti in questo trofeo di remergometro, Stefano. Sì, sempre una manifestazione che ha un suo fascino particolare e diverte tantissimo, perché mettere insieme nella stessa staffetta, nella stessa squadra, i ragazzi delle scuole, il diversamente abile, l'atleta diversamente abile, il campione, è una cosa che ha veramente molto, molto divertente anche da gareggiare. Io ero un po' di anni che non la facevo e facevo il commentatore. Quest'anno mi hanno voluto inserire, sono arrivato quarto, ma effettivamente quando sei in mezzo a quella sotto pressione così davanti a tutti è divertente, si riesce a tirare fuori molto di più di quello che si pensa. Ora il calcio nel prossimo servizio, la risposta ufficiale della Borgomanero alle parole di Giorgio Rotolo nel corso della trasmissione Dilettanti per Dire di lunedì. Era prevedibile che dopo le parole e le accuse nemmeno troppo velate rivolte da Giorgio Rotolo alla proprietà della Borgomanero ci fosse una reazione da parte della società rossoblù, reazione che è arrivata tramite un comunicato stampa apparso sul sito della società ASD Borgomanero. La società, si legge nel comunicato, pur ringraziando Mister Rotolo per l'impegno profuso alla guida della squadra nei 2 anni trascorsi, non può esimersi da stigmatizzare i contenuti dell'intervista rilasciata dalla Mister alla trasmissione Dilettanti per Dire in onda il 15 febbraio. La direzione contesta totalmente i contenuti delle dichiarazioni rese e si rammarica per il tono rancoroso e polemico tenuto dall'allenatore, al quale è sempre stata rinnovata la fiducia nonostante non fosse riuscito ad ottenere i risultati che la società si aspettava, avendogli messo a disposizione una squadra allestita con ambizioni di vertice. Il Borgomanero Calcio, prosegue il comunicato, ritiene altresì inopportuno il momento scelto dal signor Rotolo per esternare inutili polemiche, con il campionato ancora nel vivo ed in una situazione di classifica tuttora aperta, rischiando così di destabilizzare la squadra, comunque totalmente estranea alla diatriba. La società infine si riserva di valutare ogni opportuna azione volta a tutelarsi dalle innumerevoli affermazioni false e o imprecise rilasciate da Rotolo nel corso della trasmissione Dilettanti per Dire. Ora il volley, il punto. Dopo i quarti di finale andiamo a vedere le 4 squadre che si contenderanno la Coppa Italia alla Pala d'André a Ravenna nel corso del fine settimana del 19 e 20 marzo. Sorprese e conferme si chiudono in questo modo i quarti di finale di Coppa Italia 1. Nell'appuntamento infrasettimanale la Pomicca Salmaggiore fa valere i punti di differenza in classifica contro la Savino del Bene Scandici e rispetta il pronostico del prepartita, sconfiggendo le toscane per 3-1, trainata dagli attacchi di Tirozzi e Kozuk. Sempre a proposito di pronostici, la Metalleghe Sanitas Montichiari lo sovverte completamente, ottenendo la sua vendetta contro l'Imoco Volley Conegliano. Dopo la sconfitta del weekend in campionato, le bresciane eliminano le pantere al termine di un pazzesco tie break e strappano un biglietto per la semifinale. Si rivela più agevole del previsto invece per la Normeccanica Piacenza la gara del Palabanca contro la Liugio Modena. In questo caso il rematch della partita della scorsa giornata di campionato dà ragione alle ragazze di coach Gaspari, che liquidano la pratica in soli 3 set. La Foppa Pedretti Bergamo infine conferma il suo momento di grandissima forma, superando per 3-0 l'Igor Gorgonzola Novara proprio in casa delle piemontesi. L'appuntamento con le Final Four di Coppa Italia è ora fissato per il prossimo 19 e 20 marzo al Pala de André di Ravenna. La coccarda tricolore è ormai a un passo. Ed ora il programma del volley cosiddetto minore nel fine settimana con Gianluca Trentini. Il volley dalla B alla D nel prossimo weekend con tutte le nostre compagini in campo domani sabato 19 febbraio. In B1 la Don Colleoni Trescore Balneario di Natalia Viganò torna in casa alle 21 contro Risarcimento San Donà. In B2 donne il Pavic Romagnano del verbanese Marco Bonfantini è atteso tra le mura amiche dal match contro Logistica Biellese alle 21, mentre tra i maschi il volley Novara di Simone Adami e Michelino Crusca in serie positiva gioca in trasferta alla stessa ora contro i varesini dello IAC a Malnate. In serie C donne la Flavur Artoleggio con l'omegnese Sara Medici e la verbanese Federica Prino alle 18 ospiterà il Lingotto Volley di Torino. Tra i maschi è sfida al vertice per Altea Alziora, ennesimo esame da playoff per la truppa di Alberto Franzini. Alle 20.30 al Palamanzini di Madonna di Campagna arriva Stamperia Alicese Santià, seconda in classifica, partita delicata per il Bistrò 2008 Domodossola in caccia della salvezza. Poletti e compagni alle 20.30
scenderanno in campo al Pala Pressendo contro la Bruno Tex Aosta, che in casa è sempre molto competitiva con ogni avversario. Chiudendo con la Serie D femminile, alle 17 il Cusio Sud-Ovest San Maurizio di coach Paolino Milanesi accoglie Stella Rivoli. Alle 18 la MRG Borgomanero è discesa alla Palestra Fornara contro il Team Volley Novara per cercare punti che potrebbero essere fondamentali, mentre un match durissimo per Vega Occhiali Rosalziora Verbania, quello delle 18 nel Torinese contro la Isil Almese, che con San Paolo Torino sta monopolizzando il campionato. Pronostico a favore della Isil, ma ripetendo la prova di domenica nel match vinto contro il Romentino, le ragazze di Andrea Cova potranno fare bene. Con questo servizio noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Vice Azzurra TV.